Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie per questa bella presenza, alzo la voce perché da dietro ma la voce è una cosa che non mi manca, quindi grazie a voi. La verità è, ce lo dobbiamo dire, che ormai comunque andiamo sul territorio nazionale, le persone che vogliono portare il loro consenso, il loro entusiasmo attorno al progetto di Fratelli d'Italia sono più di quelle che magari noi immaginiamo, anche in orari non convenzionali per iniziative di questo tipo, ed è per noi ovviamente una grande emozione e anche una grande responsabilità. Però voi sapete che Fratelli d'Italia è un partito che non vi ha tradito mai e che mai lo farà. Per noi la parola data ai cittadini vale più di qualunque cosa. Quando andiamo al governo di un'amministrazione comunale, di una regione, o quando andremo al governo nazionale, noi ci andiamo solo ed esclusivamente se possiamo fare la differenza, se possiamo dare le risposte che i cittadini stanno aspettando, se possiamo mantenere la parola data e se possiamo dimostrare che c'è un'altra politica rispetto a quella che avete visto in questi anni. C'è una politica che non sta lì a preoccuparsi di se stessa, delle proprie poltrone, della propria sopravvivenza, ma che vive il suo impegno come missione per i cittadini, come una autentica missione di supporto alla propria nazione, alla propria patria. Lo vogliamo fare anche qui a Lecco, in questa città straordinaria, vittima dell'immobilismo della sinistra degli ultimi anni. Quello che abbiamo raccontato stamattina in questa breve passeggiata con Peppino, con Fabio, che ringrazio, con tutta la classe dirigente, i candidati, i parlamentari di Fratelli d'Italia, nei piccoli grandi simboli che abbiamo visto in qualche metro, beh, questo dice. Dice che questa è la città di Alessandro Manzoni, è un teatro chiuso da anni. Dice che questa è una città che ha la fortuna, perché noi siamo stati fortunati. Nostro Signore ci ha dato delle cose straordinarie da vedere e nelle quali vivere. E questa è una città straordinaria che può vantare una montagna che va giù dritta direttamente sul lago e non abbiamo un lungo lago degno di questo paesaggio. Commerciali, non c'è un cinema, le sue attività commerciali che ormai già nel dramma di una realtà nazionale che chiaramente anche nel post-Covid hanno enormi difficoltà. Voi sapete che noi abbiamo configurato Fratelli d'Italia negli ultimi anni come un partito fortemente produttivista. Noi stiamo a fianco delle aziende, dei commercianti, degli artigiani, degli agricoltori, di tutti quelli che ogni giorno si rimboccano le maniche e costruiscono la ricchezza di questa nazione, perché la ricchezza non la crea lo Stato la può redistribuire, ma la creano le imprese, e l'unico modo di far crescere questa nazione è aiutare le sue imprese, e noi rifiutiamo quella cultura che fa di tutto per far chiudere le imprese per poi dare loro il reddito di cittadinanza, ma la burocrazia le conoscete tutte, ma anche l'insicurezza, perché quello che si è visto in questo territorio con i tavolini bruciati di notte, con le risse in pieno giorno, con una situazione ormai fuori controllo che chiaramente produce povertà. E ricordatevi, e vale la pena ricordarlo anche alla sinistra che su questo, che questo non l'ha mai capito, che la sicurezza è lo strumento principe per difendere i più deboli di questa società. Perché se non c'è sicurezza e se non viene garantita legalità, allora chi avrà i soldi per potersi permettere la scorta o le macchine blindate sarà al sicuro e tutti gli altri saranno esposti. E invece noi vogliamo una nazione nella quale le ragazze siano libere di camminare in mezzo a un parco, le donne non debbano avere paura a girare di notte, i commercianti non debbano blindarsi per evitare di vedere i loro tavolini dati a fuoco durante la notte. Una città di persone libere, una nazione di persone libere. Questo non si può fare con la sinistra, perché loro più questo non ci sentono. Spacciatori vanno coccolati, i clandestini vanno coccolati, chiunque non rispetti le regole va coccolato, chi invece rispetta le regole lo bastoniamo con l'Agenzia delle Entrate e cerchiamo di tutto per farlo chiudere e per massacrarlo. Non è la
legalità, nel rispetto delle regole, nel buon senso e nel valore della nostra nazione, della sua identità, delle sue bellezze, del suo marchio. Perché, e chiudo, in tempo di globalizzazione la nostra forza, la cosa più importante che abbiamo, è l'identità. Sono questi scorci, sono la nostra cultura, sono i nostri trascorsi, sono saperi che si rimandano, che si tramandano di padre in figlio, sono prodotti che si trovano solo qui. Noi dobbiamo investire su tutto quello che i cinesi non potranno copiarci mai, perché è la nostra identità profonda. E questo la vogliamo per costruire anche qui a Lecco, per restituire a Lecco un'amministrazione degna della sua storia, degna di tutto questo ben di Dio che abbiamo ricevuto, che non dipende da noi, ma che noi dobbiamo dimostrare di essere all'altezza, di saper apprezzare e valorizzare. Lo si può fare il 20 e 21 settembre con Peppino Ciresa, con Fratelli d'Italia. Dateci una mano a crescere anche in questi territori, e con queste elezioni del 20 e 21 possiamo dare anche un altro segnale al governo nazionale, perché vi prometto che la democrazia tornerà anche in Italia, e quando tornerà noi daremo a questa nazione un governo libero.